no? Sì. Allora, di nuovo grazie, estendo, non è stata lei migliore, però va bene. Questa è una manifestazione culturale e speriamo che il riscontro che ha avuto stasera, perché siete in tanti, ed è bello, ciò significa che siete coinvolti e partecipate tutti a ciò che succede in questo piccolo paese di Locarno. Forse se il tempo sarebbe stato migliore avremmo avuto più gente, però va bene lo stesso. Noi parleremo di un libro, di un libro storico, di una ricerca storica, però lasciamo che siano gli autori a illustrarci questo percorso anche con delle immagini e con degli spezzoni, tra parentesi, teatrali. Prima di ogni cosa, che ringraziamenti li facciamo dopo, il sindaco mi dirà due paroline per accogliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie e benvenuti, grazie Franco per diciamo che per la tua disponibilità, per il tutto, anche per l'associazione Giovanni Paolo II, che siete sempre disponibili. Questa sera ho il piacere di presentare Claudio Santarelli, un amico di vecchia data, abbiamo degli amici in comune, ci conosciamo da 4-5 anni, forse di più, forse di meno, e lui è un presidente vitale dell'associazione Altera di Lavoro. Il professor storico, giornalista Franco Riccardo, Fernando Riccardo, che già ci siamo conosciuti nella cittadina con il tempo, questo è un evento molto importante perché anche Rocca Romana ha del suo, diciamo, non mi dilungo troppo perché poi lascio la parola. Poi lo spiegheremo. Grazie a tutti. Laburina, che è la lingua in pratica, che sarebbe l'attuale dialetto che è in uso nella provincia di Caserta e a sud del Lazio. Il primo monologo sarà su Gerardo Tancredi, che era un uomo di Fradiano. Prego. Chi so io? Mi chiamo Berardo Tancredi, ma il mio nome non è che conta tanto. Mi sono quasi scordato pure io, mo che la capa mia sta peccata qua, dentro sta cassetta di ferro, annanzi a questo comune. Chi sono? Sono uno che ha combattuto contro il Francesco. Ci sono combattuto 7 anni fa e pure stavolta. La prima volta era buona e stavolta no. A scena guerra. Quando si vince e quando si perde. Stavolta siamo perduti e sono scappato. Ma mi hanno fatto la spia. Perché a me sanno che c'è gente che tanto buona non c'è. Con quadrini, mi hanno fatto acchiappare e mi hanno beccato all'Aquila. Poi la ciocca mia l'hanno messa dentro una cassetta di ferro e hanno fatto girare tutti i paesi, scortata dai soldati. E alla fine mi hanno appeso qua, agli paesi miei, per mettere paura a tutti quanti gli altri. E chi che mi ha fatto la spia? Quel quadrino. I quadrini alla fine non li ha avuti. Perché li hanno fatto pagare
la spesa che hanno fatto a portarmi il gerente per tutto quanto il paese. Buona è stata. Voi sto qua, e guarda questa che era la terra mia, e guarda come l'hanno fatto a rimandare. Mo che le giovani non ci stanno più, perché o sono morte, come a me, o sono scappate, o le hanno portate chissà dove. E vedo queste povere vecchie che hanno rimasto, mesi sciangate, che azzeccano per queste montagne, per trovare qualcosa da mangiare, giù alla terra, alla pendica, la terra è più scarsa, perché chi è la gente nostra, la gente che si mette tanto a bordo. La terra addolcesce qualcosa, se l'hanno fregata tutto quanto è essa. Io sto qua e guardo. E chi guarda, e chi ci pensa. Sono fatto buono a combattere, non fa niente che mi sono morto. Se rinascesse, lo facesse una volta. Francesco De Nuovo, con il piacere di poter conoscere in questo periodo, è veramente una persona di una sensibilità culturale che molti potrebbero dire fuori dalla normalità, ma chi conosce la nostra civiltà per noi è cosa normale avere persone come Francesco. Prima di poter iniziare questo mio breve intervento, che vi farò appoggiare da alcuni video, voglio fare un piccolo omaggio alla comunità, perché visto che nel comune attendete le mappe, attraverso il sindaco, dare questa mappa dell'ultimo censimento di terra di lavoro del Regno delle Due Sicilie. E quindi c'è anche Rocca Romana con i suoi abitanti, fatta veramente bene, dove uno può vedere tranquillamente dal punto di vista geografico, storico, tutto quello che era la terra di lavoro, che iniziava a Nola e finiva a Sola. Questo qualcosa già abbiamo. Così no, visto non ce l'avete. Calcolate che la terra di lavoro era la provincia più antica di Europa, che era la più ricca della penisola italica al momento dell'unità. Quindi potete immaginare che importanza aveva a livello europeo questa provincia. Quindi faccio un ricordo per la comunità che ha fatto male a questo. Grazie mille. E non sa nemmeno quello che è accaduto nel 1799. Noi sono 3 anni che giriamo con Fernando Riccardo, la nostra associazione, in tutta l'Italia, verso tutto il regno. Mi piace ancora usare questo termine, la nuova sud, una cosa che cerco di cancellare, ma non per nostalgia, ma forse poi durante il convegno capirete perché. Il 1799. E nel 1799 vengono dopo 10 anni per la rivoluzione francese. Ed è un vero e proprio secondo di civiltà. A noi come associazione identitaria spesso ci accusano di revisionismo e di nostalgia, non è così. Noi non siamo revisionisti, noi siamo ancora agli albori, stiamo cercando di ripristinare con i nostri piccoli mezzi verità storiche che sono accadute e quindi vanno soltanto ripristinate. Il vero revisionista del 99 è stato Benedetto Croce, perché per 100 anni, 1799, fu letteralmente dimenticato
dalla Pugada Nazionale Risorgimentale, perché era un'onta, era una vergogna per l'Unità Nazionale il triennio dell'insorgenza, perché nel 1796-1799 tutta l'Italia insorse contro l'esercito invasore francese, napoleonico, giacobino, che era miscredente, era ateo, quindi era contro la religione. E quindi non potevano certamente i risorgimentali poter dire una cosa del genere, perché il 98% della popolazione italiana, la prima volta nella storia, fu veramente unita nel fare questi 3 anni di guerra, per cercare di sconfiggere l'esercito francese. Noi più tardi parleremo di quello che accadde nel Regno di Napoli con l'armata Santi di Stiruffo e di tutto quello che accadde sia con la Terra di Napoli che con il Duca di Rocca Romana. Però per continuare, a Benedetto Croce voleva a tutti i costi riabilitare, non si sa bene cosa accadde, lui si fissò e volle rimettere in gioco il 1799 riabilitando quelli che secondo molti erano stati i traditori della patria. Però questo poi lo vedremo dopo, poi bisogna fare due considerazioni. Però prima di parlare del 1699 bisognerebbe fare qualche passo indietro e parlare della Vandea, capire bene cosa accade nella Vandea. In Vandea, quando c'è stata la prima rivoluzione francese, la Vandea è un territorio che sta a nord-ovest della Francia, essenzialmente il cattolico, è legato molto al Papa. Era una popolazione che non interessava nulla se fosse diventata il potere in mano ai repubblicani. Loro volevano continuare soltanto a esercitare la loro fede cattolica verso il Papa. Però questo non era possibile. E accadde qualcosa di terribile. Successe una guerra civile che Don Luigi Negri chiama l'olocausto cattolico, forse il primo olocausto della storia, dove praticamente non si sa se venivano 300.000, 400.000, chi dice anche 600.000 vandeani, che si opponevano alla volontà del direttorio della rivoluzione francese di cancellare la loro identità. Qui noi cresciamo tutti con il mito della rivoluzione francese, con i valori, con tutto quello che noi veniamo dietro. Però dimentichiamo quell'altra parte, dimentichiamo che praticamente nella rivoluzione francese c'era anche nascono le ideologie, figlie dell'illuminismo, del razionalismo, e dove in nome dell'ideologia la violenza viene elevata a virtù, quindi c'è la sistematica eliminazione degli uomini che non hanno voglia di dover creare l'uomo nuovo, e viene per la prima volta nella storia legiferato da un parlamento un genocidio di Stato. Io vi faccio vedere l'ispezione di un film francese, non è italiano, che infatti in Francia l'hanno fatto, in Italia non viene tradotto, non si sa perché, io non lo so. Comunque questa è storia vera, scritta dai francesi, non da me. Voilà le sons qui dévore le cœur de la République. C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la bande et la patrie sont sauvées. Détruisez la bande et Valenciennes n'est plus un autrichien. Détruisez la bande et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la bande et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la bande et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûlez leur forêt, coupez leur récolte, enlevez leur troupeau. Se sono rimasti quindi genocidio di Stato, la rivoluzione francese, questo direttorio, documenti, non sono le mie intenzioni. E così accade, un'altra espressione di quello che accade nel Westermann. Il n'y a plus de fondée.
Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais du bois de Saint. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westermann n'est pas celui d'un autre général, Marceau. Quoi, ma chère sœur, vous m'envoyez des félicitations sur cette bataille du Mans et de Salmon, plutôt sur ces deux carnages, et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers. Ne songez-vous pas qu'elles sont tachées de sang humain, de sang français? Je veux porter les armes contre l'étranger, là seulement est la gloire à l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Saint-Denis. Dès le 3 janvier, les bouts. Et quelli che subirono le carneficine più terribili furono proprio i preti. Ci fu una devastazione di tutto il clero francese, erano pochissimi quelli che passarono la rivoluzione, addirittura si parla di preti che venivano messi sulle barche con le mani legate, poi si affondavano le barche e loro morivano annegati, come si parla pure di 5.000, 6.000 persone ogni volta venivano fatte queste esecuzioni. Qui nella rivoluzione francese scopriamo esordirà il passaporto interno, quindi fra una provincia, un paese e l'altro, della stessa nazione, non si poteva viaggiare se non si aveva il passaporto. Esce fuori la tessera per gli alimenti, perché ci fu una crisi nera. Dopo la devastazione, dopo l'arricchimento della nuova classe di gente su tutti i beni dei francesi, e anche non vennero fatti pagare tasse per 10 anni, i francesi erano proprio alla bancarotta. A quel punto loro avevano bisogno di dover finanziare lo Stato per andare avanti. E che cosa fanno? Prendono il tesoriere più ricco del mondo in quel momento, era l'Italia. L'Italia, che oggi si può dire che è una colonia, non lo so, poi ognuno fa, a quel tempo era al centro del mondo, 65-70% del patrimonio artistico mondiale è tutto in Italia, quindi questo fa capire la grandissima ricchezza che c'era nei nostri territori, da Bolzano fino a Canicattì. Quindi la prima cosa che fecero questi personaggi è invadere l'Italia, a cominciare da quello nel nord, per saccheggiare, approvvigionarsi, come dice poi Fernando Riccardo, del granaio in senso metaforico, che era il granaio del mondo, che era l'Italia. È ovvio che loro poi, con i concetti che oggi noi conosciamo, esportazione della democrazia, loro poi trovarono delle resistenze enormi nelle popolazioni, che era estremamente cattolica, e delle, purtroppo delle convergenze interne, delle lati interne che permisero la nascita di questi ideali, di queste ideologie. Ricordate che nel 99, nel triennio 96-99, nasce l'attuale classe dirigente che si consolida nel decennio francese, piglia il potere nel 60, e oggi la vediamo che il Mose, i Ponti, i Cari, tutti i presi, perché non si riesce a fare nulla di decennio, nasce in quel periodo. Ecco cosa facevano nelle nostre chiese.
impose anche l'arruolamento forzato dei Veneti. Questo accadde in tutta Italia, naturalmente accadde anche nel nostro territorio, la terra di lavoro, terra di lavoro, terra di santi, filosofi, teologi, San Tommaso, Benedetto, qui in quest'altra zona, gli uomini di Aquinia che erano qua. E le nostre chiese sono appetite, c'era Monte Cassino, poi ne parlerà l'altro Fernando. Noi siamo riusciti da qualche anno fa a ripristinare una memoria, una commemorazione che accade ogni del 12 di maggio del 99 ad Isola del Liri, dove lì praticamente hanno cercato di minimizzare, relativizzare il fenomeno, cercando di portarlo distorcendo e cambiando anche la storia. Grazie a quella prima commemorazione, grazie per l'affetto di Stefano, grazie al montaggio di Raimondo Rotondi, l'attore che adesso vedete recitare fra Diavolo, abbiamo fatto questa commemorazione per far capire che cosa successe a Isola Liri, ma che vuol dire successo in tutte le chiese del nostro territorio. E poi lascio la parola. Da questa giornata della memoria comincia a ricordare il Vangelo, nasca in noi almeno il desiderio di essere uniti per essere uniti per guardare al futuro, ma senza dimenticare. Mai più. Grazie.
questo è quello che è accaduto in tutto il nostro territorio. Poi chi è molto 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 più bravo di me mi narrerà. E voglio prima parlare soltanto un minuto di questo testo. Questo testo è un testo che parla della cronaca indiretta, quasi indiretta, di chi è stato protagonista di quegli eventi, della marcia salvatista del cardinale Ruffo, che ricondusse a rendere in atto. Qui parliamo della prima diaria di guerra della storia, ed è un'epopea, una vera e propria epopea, dove compare molto spesso il Duca di Rocca Romana, dove ne parlava sempre Riccardo. Noi abbiamo deciso di fare in copia anastatica, perché ci siamo resi conto che quando fai un testo in copia anastatica, non so per quale alchimia, per quale formula sacra, ma la memoria storica è più viva e ti cali nella realtà come stessi vivendo in quel momento. Ed è seguito ed è preceduto dal saggio introduttivo da Fernando Riccardi, che è uno storico che adesso presenterà Francesco, anche se sul testo leggete a cura di Anna Dario Santarelli, ma è stata una gentile concessione di Fernando che ha voluto che ci fosse anche il mio testo, il mio nome sul testo, ma io ho poco a che fare se non quello di andare in giro a cercare di far conoscere questa storia. Lui che, quindi lo ringrazio pubblicamente per questa bella concessione, che per me è poco ma è anche tanto. Quindi adesso ritorno la parola a Francesco.